Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge Omnibus sul riordino e la razionalizzazione dell'ordinamento regionale. Numerose le materie su cui interviene la norma, tra cui la mobilità del personale pubblico e lo sviluppo socio-economico della montagna. All'unanimità dei votanti, l'Assemblea regionale ha poi approvato un nuovo testo per valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e valzer. Modificato dall'Aula, lo statuto della Fondazione per lo studio delle società di mutuo soccorso. La sede legale sarà portata in Consiglio regionale, mentre il presidente verrà scelto dalla Giunta regionale tra persone esperte della materia. Si è tenuto in Consiglio regionale un incontro con i partecipanti al Master in gestione degli appalti nel settore pubblico, beni, opere e servizi, del Centro Internazionale di Formazione dell'ILO. Il gruppo internazionale era composto da professionisti in materia di bilancio e appalti pubblici. Si svolge fino al 31 dicembre alla Biblioteca Nazionale Universitaria all'Archivio di Stato di Torino la mostra promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, Bonne Nouvelle, testimonianze di storia sabauda nei fondi della Biblioteca Nazionale Universitaria nel 600° anniversario del Ducato di Savoia. Premiati a Palazzo Lascaris gli atleti azzurri di origine piemontese che hanno partecipato in Brasile ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Presenti anche numerosi esponenti delle varie federazioni e medaglie d'oro del passato come Maurizio da Milano, Livio Berruti e Cesare Salvadori. Preziosi accessori da acconciatura in filigrana provenienti dalle collezioni del Museo Leone di Vercelli sono al centro della mostra allestita alla Biblioteca della Regione fino al 18 novembre. Una testimonianza dell'eccellenza artigianale di argentieri e orafi attivi tra 700 e 800.